Bentornati a tutti i lettori di Hardware Upgrade e a tutti i nostri telespettatori del canale TV Tech. Oggi siamo qui con la stampante 3D Ultimaker 3. Dicevamo, siamo qui con una stampante 3D, in particolare la Ultimaker 3. È una stampante a filamento fuso, la FFP o FDM, la tecnologia più economica e più diffusa per le applicazioni domestiche e professionali di piccole dimensioni, per fare pezzi di prototipazione, qualcosa che può andare direttamente in uso, oppure comunque appunto prototipazione, modelli e via dicendo. Chi ci segue magari se lo ricorda, era stata presentata nell'ottobre scorso, abbiamo fatto un video praticamente in diretta live dall'evento raccontandovi le sue caratteristiche. Ora l'abbiamo provata per qualche settimana e vi possiamo raccontare come va. Come va? Innanzitutto la potete sentire, la stampante sta andando, sta stampando un coperchietto di questo contenitore per Raspberry Pi, anzi quello che c'è dentro è una cinesata del nostro collega Samuele, che gli abbiamo personalizzato pure il case del Raspberry Pi tarocco. Sta stampando il coperchio, la sentite, siamo qua vicini, è molto silenziosa. Questa è sicuramente una delle prime caratteristiche che ci ha colpito di questa stampante Ultimaker 3. È la silenziosità, possiamo praticamente tenerla anche quasi sulla scrivania e non ci dà troppo fastidio. Altre stampanti che abbiamo provato, montato e provato, del tipo Prusa i3, con il piatto semovente, non con l'ugello che si muove sui piano XY, risultano molto più rumorose, è impossibile lavorarci di fianco. Invece con quest'Ultimaker 3 possiamo tranquillamente tenercela sulla scrivania. Come vediamo è anche una stampante molto curata dal punto di vista del design, dell'estetica, anche per quello la possiamo tenere ben in vista sulla scrivania, in ufficio, anche in casa, senza che disturbi troppo l'occhio. Carine alcune soluzioni come le due strisce LED che illuminano tutta la superficie del piatto di stampa, che creano questo bel effetto, con grazie anche alla finitura traslucida delle pareti. Una stampata appunto molto carina. Adesso forse da lì non lo vedete, poi faremo un ingrandimento. Anche i due ugelli sono illuminati con un LED che ci indica sul loro stato, se sono in fase di riscaldamento, se sono freddi, se li possiamo toccare o se stanno lavorando. Parliamo di ugelli perché questa stampante ha due ugelli, due estrusori, doppio estrusore, e va a risolvere uno dei problemi principali delle stampanti a doppio estrusore, dove generalmente i due estrusori sono posizionati praticamente alla stessa altezza. Tramite un sistema, c'è una levetta che viene automaticamente fatta scattare dal sistema quando deve cambiare da un estrusore all'altro. Uno dei due estrusori, il secondo, è retrattile, quindi quando non stampa viene spostato in su e non va a interferire con le stampe fatte dal primo estrusore, e quando invece deve essere utilizzato viene fatto scendere più in basso del primo estrusore, in modo che il primo estrusore non disturbi la stampa del secondo estrusore. È un sistema abbastanza semplice che ha dimostrato di funzionare bene. Ci è parso anche molto solido la fase di cambio dell'estrusore. Abbiamo parlato con il distributore italiano Crea3D, che ci aveva garantito che è stato testato per 750.000 cicli questo sistema di cambio dell'estrusore, di estrusore retrattile, dicevamo. Curata anche la testina di stampa dal punto di vista sia della funzionalità sia del design. Il coperchio si apre con un semplice meccanismo magnetico e anche i due estrusori possono essere cambiati, due ugelli, senza svitare nessuna vite. C'è un sistema semplicemente a scatto a molla che tiene saldamente in posizione i due ugelli durante la stampa, ma che permette di cambiarli in modo molto semplice. La semplicità è una delle altre caratteristiche che ci ha colpito di questa stampante. La messa in opera della stampante, tra tirarla fuori dalla scatola, leggere giusto il manuale, il quick start menu e cominciare la prima stampa, il tempo è veramente ridotto. In meno di mezz'ora avevamo già fatto tutto e avevamo già fatto partire la prima stampa. Merito dell'app che ci guida passo passo all'installazione della stampante. Stampante che, lo potete vedere qui davanti, può essere utilizzata per via USB, per mettere le stampe tramite chiavetta USB. Vedete anche il simbolino del Wi-Fi e qui dietro
c'è anche il connettore LAN, quindi la stampante può essere comandata direttamente da remoto, direttamente dal PC. Questa stampa l'avevo fatta partire dal mio PC che è di là in ufficio, utilizzando la rete Wi-Fi. Anche la configurazione della rete Wi-Fi è semplicissima, si è guidati dall'app che guida proprio passo passo. Tramite lo smartphone si imposta sulla stampante la Wi-Fi, la password del Wi-Fi, e poi ci si collega in modo veramente semplice tramite il computer, tramite il software che viene fornito praticamente in dotazione. È una versione personalizzata di Cura 2.5 con già tutti i profili di stampa dei materiali Ultimaker, con già la possibilità di collegarsi alla stampante appena si è sulla rete Wi-Fi. Ci si collega alla stampante, la si vede tutto lo stato di salute, anche appunto lo stato, se è pronta la stampa, se si sta riscaldando, se si sta raffreddando. Tutte queste informazioni ci sono in Cura, e non si vede, ma poi ve lo faremo vedere. Lì dentro c'è anche una piccola videocamera e vediamo in diretta come sta procedendo la stampa, se si è fermata, se ci sono dei problemi, se ci sono dei pezzi di filamento che vanno in giro, senza neanche muoverci dal PC. Volendo potremmo avere anche la stampante nel garage della nonna a 50 km di distanza e noi fare tutto dal nostro PC di casa. Tutto, diciamo, con grande semplicità. Semplicità anche nel carico dei filamenti, lo faremo vedere poi passando qui dietro. Non solo, diciamo, è facile la fase di carico del filamento, perché la procedura è tutta guidata, basta inserire il filamento, lui lo tira attraverso un doppio meccanismo dentato, quindi anche molto che spinge il filamento in modo preciso e sicuro. Ma il filamento, grazie alla tecnologia NFC, viene riconosciuto automaticamente dalla stampante. Appena metto il filamento e seguo le istruzioni sul pannello per caricare il filamento, la stampante riconosce il filamento tramite il tag NFC che c'è all'interno della bobina, e non devo fare praticamente nulla, viene già tutto impostato. Anche poi su Cura, sul PC, mi troverò direttamente impostato il profilo giusto di stampa in base al filamento che ho montato. Questo da un lato è sicuramente un vantaggio, perché no, è a prova di errore, non possiamo sbagliare, non possiamo mettere il profilo dell'ABS al posto di quello del PLA e fare un gran casino. Certo, ci lega un po' di più a comprare i filamenti Ultimaker, ma diciamo che un po' tutti i produttori consigliano i propri filamenti per le proprie stampante, perché tutti i profili sono perfettamente ottimizzati. Naturalmente si possono usare anche filamenti di terze parti. Nel momento in cui lo carico, lui mi dice: guarda che non ho riconosciuto nessun filamento tramite l'NFC, ma dal pannellino si può impostare il tipo di materiale, e poi appunto su Cura dal pannello si possono impostare tutti gli altri parametri che servono per la stampa, quindi la possibilità di usare la stampante anche con filamenti di terze parti. La stampante viene fornita con due bobine in dotazione, due bobine di cui una è molto interessante, perché è la caratteristica più interessante di questa stampante a doppio estrusore, perché una è in PVA, quindi abbiamo la classica bobina in PLA per fare i pezzi di costruzione, i prototipi, plastica abbastanza molto lavorabile, ma poi anche bella resistente, a basso impatto ambientale, per cui possiamo fare i nostri modelli, i nostri case. Ma il secondo filamento, dicevamo, in PVA, che è un materiale idrosolubile, che quindi possiamo utilizzare per fare i supporti. Supporti che poi non devono essere staccati con la pinza, con la forbice, col taglierino, come accade quando li facciamo con lo stesso materiale con cui abbiamo fatto la costruzione, ma semplicemente noi prenderemo il nostro pezzo, lo cacceremo in acqua e tutti i supporti se ne andranno senza lasciare traccia. Anche in acqua ci hanno assicurato anche i tecnici del distributore italiano, il materiale non ha nessun impatto ambientale, quindi può essere gettato nel lavandino normalmente. E questo fatto di avere la possibilità di fare i supporti solubili in modo molto semplice ci permette di fare forme che altrimenti sarebbero molto complicate. Qui abbiamo stampato una pallina dentro una pallina dentro un'altra pallina, e il risultato è questo accrocchio di materiale che sembrerebbe una roba impossibile, perché è tutta piena di supporti. Se fosse stata fatta con lo stesso materiale, con il PLA, questi supporti sarebbero praticamente impossibili da togliere, soprattutto quelli in mezzo. E invece noi andremo a metterlo in acqua, ci versiamo sopra quest'acqua calda, adesso farò un danno, andrà l'acqua in giro, andrà l'acqua sui contatti elettrici,
No, da lì forse non lo vedete, ma il materiale sta già cominciando a sciogliersi con l'acqua che è calda, ci ho versato su dell'acqua calda, e nel giro di un paio d'ore dovrebbe essersi sciolto tutto il materiale. Alla presentazione ci avevano detto che per velocizzare un po' le cose o si mette qualcosa che agita l'acqua o basta semplicemente una pompetta d'acquario che fa girare un po' l'acqua e il materiale si scioglie veramente in fretta. Abbiamo stampato alcuni supporti per la nostra chiave inglese, che peraltro non funziona mai, anche fatta bene quei supporti è proprio il progetto che è fatto male e è tutta attaccata qua. Se qualcuno ha un bel progetto di una chiave inglese funzionante da stampare in 3D, ce lo faccia vedere nei commenti. E comunque tutti i supporti sono venuti via perfettamente, davvero in pochissimo tempo in acqua. Quindi appunto la possibilità di stampare col PVA in modo semplicissimo con il doppio estrusore retrattile è sicuramente la caratteristica principale di questa stampante, che ha un piatto di stampa da 21,5 cm x 21,5 cm x 20 cm in altezza questo modello. L'area di stampa si riduce sull'asse X a 19,7 cm se utilizziamo anche il secondo estrusore, per proprio una questione di spostamento, di quanto si possono spostare gli estrusori. E c'è anche la versione Ultimaker 3 Extended che permette di stampare pezzi alti fino a 30 cm. Altra caratteristica che va nella direzione della semplicità d'uso: il piatto è riscaldato, quindi i nostri pezzi non si imbarcano. Abbiamo stampato questo stesso pezzo per il nostro amico Samuele con appunto una versione modificata di una Prusa i3 e col piatto normale non riscaldato, e si era parecchio imbarcato. In questo caso il pezzo è perfettamente planare. Il fatto di avere il piatto riscaldato facilita molto le cose per la stampa sia del PLA, ma immaginiamo soprattutto dell'ABS. La nota dolente, se volete, è che questa è una stampante di categoria, potremmo dire, professionale, per piccoli professionisti o piccole aziende. Infatti il costo, lo vado a leggere per essere sicuro, è di 2.995 euro per questa Ultimaker 3 IVA esclusa, mentre la versione Extended costa 3.695 euro. La differenza con appunto le RepRap e le Prusa i3 modificate, che trovate anche ormai in arrivo direttamente col furgone dalla Cina, è sicuramente molto evidente, ma vi possiamo dire che la messa in opera della stampa è veramente veloce, è tutto veramente semplice, tutto veramente funziona bene, al contrario di quella che avevamo montato io e il mio collega Andrea un po' di tempo fa, che dopo un po' di stampe ha cominciato a non essere più bella dritta, cominciato ad avere qualche problema sui cuscinetti, quindi diciamo che è ancora uno di quei settori in cui la qualità si paga, ma se ci dovete lavorare sicuramente è meglio avere una stampante che avete pagato un po' di più ma che funziona senza problemi, che potete usare appunto, controllare anche tramite la LAN e lavorarci semplicemente. In questo caso col doppio estrusore fate tutto più semplice anche con i supporti. Intanto andiamo a vedere un po' qua il supporti dentro, sono già belli appiccicosi, uno più imbarazzante. Speriamo che sia veramente non tossico e non faccia male. Scherzavo. Dicevamo, quindi concludiamo qua questa video recensione di questa Ultimaker 3, che appunto ci ha stupito per la sua semplicità d'uso, ci è piaciuta molto anche dal punto di vista estetico. La luminosità dei LED è pure regolabile, quindi adesso l'abbiamo messa a metà perché sennò l'esposizione del video risultava complicata, ma lo potete sparare a manetta e usarla anche come arredamento di casa, una cosa un po' da designers. Per questa stampante 3D è tutto, sappiamo già che ne abbiamo un'altra in arrivo, c'è un altro produttore che preme per farci provare la sua stampante, un'altra abbiamo in mente di chiederla in recensione, un'altra doppio estrusore. Quindi rimanete sintonizzati con il nostro canale YouTube TV Tech, mettete mi piace in calcio a questo video, condividetelo con i vostri amici se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale così rimanete informati su tutti i nostri video e quando ci saranno i prossimi delle stampate 3D lo saprete subito, attivate le notifiche così lo sapete proprio veramente all'istante quando arriva il nostro prossimo video, e andate naturalmente anche sulle pagine di Hardware Upgrade a leggere l'articolo completo e tutti gli altri articoli e news che giornalmente vi proponiamo.